Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, me ne avevate chiesto di parlarne già da qualche giorno, ho aspettato un pochino, alla fine ve ne parlo oggi. I playoff scudetto, ok, una cazzata che non è uguale, una cazzata che erano anni che non si sentiva, una cazzata di tale proporzioni, una cazzata gigantesca, abnorme. Veramente una cazzata che raggiunge livelli mai visti prima. La cazzata dei playoff scudetto. Allora, andiamo per gradi. Innanzitutto, prima di cominciare, devo assolutamente, immediatamente salutare un ragazzo di quelli iscritti al mio secondo canale. Sto cercando, vediamo un po', un a caso, David Folchitto. Ciao David Folchitto e grazie per esserti iscritto al mio secondo canale. Qualora non l'aveste già fatto, vi invito ad iscrivervi al mio secondo canale. Siete già iscritti, tranquilli, tanto pesco da quelli che sono iscritti, quindi non è che ho i nuovi iscritti, i vecchi iscritti, non cambia praticamente nulla. Lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi a questo canale qualora non l'aveste già fatto. Allora, vi dicevo, si sono poste quattro ipotesi davanti a noi. La prima è un'ipotesi interessante, forse la più adatta a quello che si potrebbe fare rispetto a quello che sta facendo questo coronavirus in generale al nostro calcio. Allora, visto che il calcio è stato bloccato fino al 3 aprile, che dal 3 aprile o comunque 15 aprile o comunque quando decideranno di dare il via libera per tornare a giocare, si giocherà a porte chiuse fino alla fine del campionato. Fino alla fine del campionato, che cosa vuol dire, ragazzi? Fino alla fine del campionato vuol dire che si giocherà da qua all'ultima giornata e non è che si continuerà con il calendario come era stato scritto, bensì, a differenza di ciò che ho appena detto, si andrà a prendere la giornata che deve essere giocata, la prima disponibile, poi quella dopo, poi quella dopo, poi quella dopo, poi quella dopo, fino alla 38esima. Una volta che anche la 38esima sarà stata giocata, ovviamente si andrà a giocare l'Europeo che sarà spostato, e quindi non ci sarà più dal 9 giugno al 9 luglio, ma sarà spostato in una data successiva rispetto a quella attuale, quindi o ci sarà verso fine giugno, inizio luglio, cioè fine luglio, cioè diciamo a luglio, ci sarà ad agosto, addirittura ci sarà posticipato di un anno, di 6 mesi, eccetera, eccetera. Quindi questo darebbe la possibilità al nostro campionato, così come a tutti quelli che lo stanno sospendendo, perché poi la Bundes mi sa che fa questa giornata lo sospende, la Francia l'ha sospeso, la Spagna l'ha sospeso, l'Inghilterra gioca a porte chiuse ma probabilmente dopo questa la sospenderà, o addirittura oggi c'è il Consiglio, poi anzi lo sospendano pure oggi. Darebbe la possibilità a tutti i club, a tutti i campionati di concludersi in totale tranquillità e mi sembrerebbe un'ipotesi, forse la più intelligente in assoluto. La seconda ipotesi è quella di farlo finire così, quindi concludi quelle due o tre partite che rimangono, quindi nel senso non giornate, sia chiaro, ma a partite, perché c'è una giornata che interamente non è stata conclusa, mancano tre partite, e poi chi si è visto, la Juventus vince il titolo di campione d'Italia, la Lazio seconda, l'Inter terza, l'Atalanta quarta, la Roma quinta, il Verona sesto, e poi giù in Serie B, quelle che già stanno in zona di retrocessione, che oggettivamente sarebbe una gran cazzata. Perché sarebbe una gran cazzata, ragazzi? Perché in questo modo, innanzitutto, il Genoa, ad esempio, ha investito a gennaio. Perché? Perché devi fare questo? Perché devi non permettergli di provare a salvarsi? Perché è una cazzata. Inoltre, perché la Juventus deve vincere lo scudetto quando c'è la Lazio un punto sotto? È una grandissima cazzata anche questa. Quindi io ancora patteggio per la prima soluzione, sono d'accordo con la prima possibilità, quella di attendere, perché il campionato deve finire e se vogliamo creare quantomeno un discorso di giustizia, il campionato si deve concludere come giusto che sia. Poi, i dannati playoff. Qual è il discorso dei playoff? I playoff, ragazzi, sarebbero anche carini, nel senso che ci divertiremmo a guardare i playoff, penso che voi sarete d'accordo con me. Però qual è il discorso? Che per i playoff scudetti fanno la prima contro la quarta, la seconda contro la terza. Ora, con tutto l'amore del mondo, io romanista non posso vincere lo scudetto, lo so, ma neanche l'Atalanta può vincere. Allora perché metti l'Atalanta? Cioè l'Atalanta c'ha una partita in meno, è vero, però in questo momento è a 3 punti sopra di noi, 3 punti sono una partita, ragazzi. Cioè,
l'Atalanta si gioca lo scudetto, allora potrebbe giocarselo anche la Roma, allora anche il Verona, allora anche il Napoli, allora anche chiunque sta lì vicino, il Parma, tutte potrebbero giocarselo. L'Atalanta, ragazzi, c'ha 20 punti sotto la Juventus. Perché l'Atalanta dovrebbe giocarsi lo scudetto? Cioè, capite bene che è una cazzata. Capite bene che non ha senso. Capite bene che non è sensato dare la possibilità all'Atalanta di vincere lo scudetto. Ma così come l'Inter c'ha tanti punti sotto. Ok, mettiamo che la Juventus batta l'Atalanta e faccia il suo dovere. E poi l'Inter vince contro la Lazio. In questo momento, ragazzi, la Lazio ha dei buoni punti di margine sopra l'Inter. Perché la Lazio dovrebbe perdere una gara, due gare ed uscire dalla lotta a scudetto? Capite che è una cazzata di dimensioni bibliche, una cazzata di dimensioni gigantesche. Ma così come giocare Juve-Atalanta, eh? Perché negli scontri magari a Torino fanno 1-1, magari a Bergamo fanno 3-0 per l'Atalanta, tutti a casa, l'Atalanta è in finale, la Juventus arriva quarta. Cioè, perché la Juventus deve arrivare quarta quando è prima ha dato 20 punti all'Atalanta? Capite che non ha senso. A meno che non ci sia un regolamento che lo dica all'inizio, perché magari c'è un regolamento che dice: guardate, comunque le prime 8 fanno i playoff, quindi la tua posizione attuale è solo per fare i playoff, è un conto. Ma la Juventus ha continuato a spingere, magari sacrificando la Champions League delle volte, magari sacrificando qualche giocatore qui e lì per avere un buon margine, a saperlo faceva più turnover, che gliene fregava, l'importante era arrivare tra le prime 4. Capite bene che è una cazzata. Ma così come una cazzata fare i playoff, cioè fare i playout, 20esima contro 15esima, 19esima contro 16esima e 18esima contro 17esima, è una cazzata. Perché a questo punto, vabbè, alla 18esima, 17esima, 18esima si affrontano, va bene anche così. Ma la 15esima, ma la 20esima, no? Che, da quanti punti c'ha dalla 15esima? Cioè, non pochi, ma manco da. Cioè, non tanti, ma manco pochi. Saranno 10 punti, 12 punti. Ora vado a controllare quanti punti so. Ora vado a controllare quanti punti sono. Datemi un attimo. Allora, Serie A. La 20esima c'ha 16 punti, la 15esima ce n'ha 27, sono 11 punti. Cioè, perché il Torino deve affrontare? Deve esserci Torino-Brescia che hanno 20 punti, 11 punti di differenza. Samp-Spal che hanno 8 punti di differenza. Poi c'è una Lecce, sono pari. Però perché io devo perdere una partita e rischiare di andare giù? I playoff e i playout sono una cazzata. Sono la più grande cazzata che si potesse dire. Addirittura qualcuno ha detto: fate un match a 3. Fate un match, una triangolare per i playoff. Juve, Lazio e Inter. Eppure lì è una cazzata, perché l'Inter deve rientrarci visto che ha perso punti perdendo entrambi gli scontri diretti con la Lazio e con la Juventus? Allora fate un match Juve-Lazio. Anche lì mi sembra una cazzata, sinceramente. Se tu lo metti come regolamento dall'inizio, è una cazzata. Perché la Lazio magari vince uno scudetto vincendo una partita, pareggia una e vince l'altra. Oppure gara secca, vince 1-0 sul rigore, magari inesistente, per dirti, e quindi supera la Juventus che è prima, che ha ottenuto un vantaggio. È una cazzata, a mio modo di vedere. I playoff in questo momento sono una grandissima cazzata. Sono una grandissima cazzata. Inoltre, l'ultima possibilità è che si annulla il campionato. Si annulla il campionato, quindi nessuno prende lo scudetto, nessuno prende il trofeo. La prima, la seconda, la terza e la quarta vanno in Champions, la quinta, la sesta vanno in Europa League e poi dipende dalla Coppa Italia. Ma il problema più grande, sapete qual è, secondo me, è che annullando il campionato, non, perché voi direte che differenza c'è tra la seconda e la quarta? Che lo scudetto non è assegnato alla Juventus, quindi nessuno vince lo scudetto. E poi nessuno va giù, nessuno va giù. Sono tutte salve, ok? Che si potrebbe pure fare che sono tutte salve, però uno è miracolato Brescia e Spal, le miracolate. Però vabbè, se vogliamo miracolarle, o io famo un favore, ben venga. Il problema si pone quando il Benevento ha fatto record di punti in Serie B. Quando il Benevento sta a più 30 sulla seconda in Serie B, gli mancano due partite per venire su. Non mandi il Benevento su? Vigorito già l'ha detto, il presidente del Benevento l'ha già detto. Ha detto: guardate ragazzi, se non mi mandate su io mollo a fine anno. Perché non è possibile che una squadra, abbiamo speso soldi, abbiamo lottato su ogni campo, abbiamo fatto punti come se piovessero, adesso ci lasciate andare, ci lasciate in Serie B un altro anno. Perché? Perché? È normale che non vada bene. Io credo tuttora che l'unica grande soluzione sia la prima. Sia la prima, quella di aspettare, di rinviare l'europeo e chi si è visto si è visto. Perché altrimenti, secondo me, a mio modesto parere, una soluzione qua non si trova. I playoff e scudetto, ragazzi, sono una cazzata gigantesca. Io non riesco a pensarci. Tra l'altro, io voglio provare ad andare in Champions. Non ci vado perché l'Atalanta è una bestia, ma voglio provarci ad andare in Champions. Cioè, l'Atalanta è più 3. Una partita in meno è comunque più 3. Cioè, basta che l'Atalanta nelle ultime 14 perda 6 punti, 7 punti. Sì, dovremmo vincerle tutte, ma è impossibile, non ci andremo. Però voglio giocarmi le mie carte. Non voglio che mi tranci di netto così. Non voglio che mi tranci di netto così. Perché è una cazzata? Perché ognuno si studia il metodo che vuole. Magari, che
che ne so, la stessa Atalanta, se avessero sospeso il campionato dopo 4 partite, dopo 10 partite, l'Atalanta non ci andava mai in Champions perché non parte mai a bomba. Si riprende dopo, fa una preparazione affinché riesce ad essere al top dopo 2 mesi, 3 mesi. Quindi capite bene che è una mezza cazzata. Comunque, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Buon scena dalla e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.